13 negli appartamenti, 27 in albergo sono 40. Se ne hanno portati via perché erano malati, uno ha portato via oggi, ma guardi. Dicono che ne sono arrivati, che vanno via perché hanno la malaria, perché questo non so se sono voci o se è vero, però c'è un gran movimento di notte qui di, che vengono portati e vengono portati via. Aprica, 1600 abitanti nel cuore della Valtellina, questo è l'ufficio del turismo perché è un paese che vive di turismo. Quello che non è piaciuto qui è vedere arrivare nottetempo 40 migranti gestiti per l'accoglienza da due privati che li hanno ospitati, li stanno ospitando in spazi sfitti per la bassa stagione. Mi riempio l'albergo e mi faccio pagare. Così il guadagno di pochi sta portando grattacapi e preoccupazioni per tutti, giunta comunale compresa che troviamo riunita a contare quanti profughi la prefettura di Sondrio ha inviato ad Aprica. Tra loro ci sono anche tre minori per cui è stato necessario ricovero in ospedale. Non c'è, voi siete qui ospiti dell'hotel? Hotel, madame. Qui siamo all'interno dell'hotel Aurora che ospita una trentina di migranti. Il titolare non c'è, a sbrigare delle pratiche e loro sono al bar dell'hotel. Nel cuore di Aprica i migranti hanno trovato posto in alcuni appartamenti sfitti in questo residence. Scusa! Stessa cosa nel residence Stella Alpina che ospita 13 migranti, un residence di proprietà delle suore dato in gestione a un imprenditore. I migranti quando ci vedono arrivare rientrano in casa in tutta fretta. Ma qui a occuparsi di loro non c'è proprio nessuno. Gente che è in giro nei bar, noi siamo qua a lavorare come cretini e loro in giro a spasso.